ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una navetta per raggiungere il cimitero dei Colli. L'iniziativa gratuita messa a punto dal Comune di Pescara in collaborazione con TUA costerà al Comune circa 2.000 euro. Garantirà il servizio da sabato 29 ottobre fino al 1 novembre con bus ecocompatibili dalle 9 alle 17. Un sistema sperimentale che ridurrà i problemi di parcheggio degli anni scorsi. Servizio no stop con capolinea davanti al parcheggio di Largo Madonna. Nasce dall'esigenza di non creare assembramenti intorno ai due ingressi del cimitero di Colle Madonna, quindi è un'iniziativa legata al culto della commemorazione dei defunti, che peraltro a Pescara è molto avvertita, forse di più rispetto ad altri territori nazionali. E allora per la prima volta in assoluto abbiamo cercato e raggiunto questo accordo con la TUA, per cui dal 29 di ottobre fino al 2 di novembre, quindi sabato, domenica, lunedì e martedì, garantiamo 33 corse giornaliere, dalle 9 alle 17 continuativamente, con un percorso anulare che parte dal parcheggio di Via di Sotto, dal parcheggio a ridosso del supermercato Conad e attraverso Salita Tiberi, strada Pandolfi, Via Colle di Mezzo, e raggiunge i nostri due ingressi del cimitero di Colle Madonna e poi compie il percorso a ritroso, agevolando quindi l'utenza che vorrà utilizzarla. Pensiamo a quella degli anziani, pensiamo comunque a tutti coloro che ogni anno raggiungono il cimitero di Colle Madonna.